parentesi dell'ACR, il nostro punto di forza è sempre stata la formazione, oggi siamo in modalità online, visto i tempi. Allora, oggi siamo ospiti di dello chef Francesco Cerrato e di Antonio De Angelis, che è il nostro consigliere indicato per i corsi dell'ACR, e il nostro chef oggi ci illustrerà un menù degustazione di ben 7. Allora, Francesco, adesso ci illustrerai il primo, sì, il primo dei tre entrée che tu fai qui alla tua casa Federici. E cominciamo con i wafer di pollo alla diavola. Wafer di pollo non è altro che delle pelle di pollo stracotte in acqua normale, partendo dall'acqua fredda, fatta bollire per 2 ore, riposo una mezz'oretta in tempo che si intiepidiscono un po', poi vengono messe in pressione alternando pelle su pelle, tra uno strato e l'altro viene spolverato dello zimolo. Lo zimolo è un enzima che lega le proteine della carne e del pesce. Una volta messo tutto in pressione per 24 ore, il giorno dopo abbiamo questo risultato, che è un elemento compatto, lo tagliamo, lo porzioniamo e lo andiamo a friggere. Questo pollo diventa la diavola perché sopra andremo a mettere una marmellata di peperoncino, che andremo a fare semplicemente mettendo del peperoncino privato dei suoi semi, con zucchero e acqua, fatto bollire e legato con l'agar agar. Francesco, per chi non lo sa, l'agar agar da dove viene e come si utilizza? L'agar agar si utilizza la maggior parte delle preparazioni di pasticceria, anche di cucina, ed è un legante naturale derivante dalle alghe. Viene messo nel liquido, portato a bollore per alcuni minuti e poi raffreddato, così da raggiungere una consistenza come una gelatina. Francesco, cosa stiamo aggiungendo? Allora, una volta che il wafer è cotto, bello croccante, lo andiamo a condire con semplice sale e pepe. Che sale è questo qua? Faccio vedere un po' di colore. Questo qua è sale rosa dell'Himalaya. Ok. Quindi adesso lo passi in una polvere di peperone disidratato, esatto. Ok. Questi dicevi invece che... Questa qua invece è la marmellata di peperoncino che abbiamo spiegato prima. Sì. Che una volta raffreddata, la agar agar gelifica. Noi andiamo a rompere la gelatina con l'aiuto di un cutter, di un frullatore a bicchiere. Poi setacciamo e sgasiamo la macchina sottovuoto per accentuare il colore rosso. Passiamo al secondo entrée che Francesco adesso ci illustrerà. Che cos'è? Sì.
buon di maiale e mostarda di more. E nient'altro che una sottolina di maiale fatta a stracuocere, riposata come prima con la pelle di pollo, stesa su un silpat ed essiccata per 24 ore a 80 gradi. Il giorno dopo viene messa in un contenitore, grattata del grasso in eccesso, e dopo si fa riposare un giorno e si frigge a una temperatura di 190 gradi, così da formare una dell'aria all'interno tra lo strato della cotenna, e fare un popcorn, perché è molto croccante e ricorda il popcorn. Con cosa lo sirviamo? Sopra al popcorn di maiale andremo a mettere una mostarda di more, dove prenderemo delle more di montagna, le laveremo bene. Ogni chilo di more peseremo 400 g di zucchero e aggiungeremo 2 cucchiai, circa 20 g di semi di senape. Faremo bollire, raffreddare, poi frulliamo, setacciamo e sgasiamo la macchina sotto vuoto, sempre per concentrare il colore. Quindi saliamo e tiriamo. Andiamo a salare e pepare. Aggiungiamo la mostarda di more. Di kefir e gemon. Sì. E adesso Francesco ci dice. Questo è il tacos. L'impasto viene fatto con acqua, le due farine di semola e di mais. Viene riscaldata l'acqua, vengono messe le due farine, viene fatto un impasto, si mette sotto vuoto e si lascia riposare per 24 ore. Il giorno dopo si stende alla macchina, la sfogliatrice, si tira diciamo a 0,1 e niente, dopo si coppa, si passa in padella con olio di semi, si mette su uno stampo dei cannoli e si passa in forno a 170 gradi per circa 8-9 minuti, dipende dal deve assumere questo colore dorato. All'interno inseriremo del kefir stemperato con della ricotta. Il kefir non è altro che un latte fermentato. Questa fermentazione avviene grazie ai grani di kefir. Non è altro che batteri e lieviti. Permettono la fermentazione del latte all'incirca alla temperatura di 20 gradi. Per fare questo abbiamo bisogno di un barattolo di vetro sterile e un coperchio che lascia respirare quello che è il latte. Per fare questo abbiamo bisogno almeno di 24 ore. Poi più avanti si va, più il latte diventa duro e un sapore molto più forte. Allora, abbiamo filtrato il kefir e come possiamo vedere abbiamo dei granuli, detti granuli di kefir. L'importante è quello di rispettare diciamo le dosi. Ogni 50 grammi di granuli di kefir che vengono comprati, ma di solito dovrebbero essere donati,
e ogni 50 grammi di grano di kefir viene messo mezzo litro di latte. Andiamo a stemperare la ricotta con il kefir e lo condiamo un po'. Allora andiamo a riempire il tacos con la nostra ricotta stemperata col kefir. E aggiungeremo i nostri germogli. Con questo abbiamo terminato i nostri entri. Adesso passiamo ai due antipasti sempre del menù degustazione che Francesco ci ha illustrato. Il primo è un salmone marinato. Salmone marinato a secco, una parte di sale che dividiamo in sale grosso e in sale fino e zucchero. Lo mariniamo per 12 ore, trascorso le 12 ore eliminiamo la marinatura il possibile, lo asciughiamo e andremo a tagliare, scottare e a servire. Palato e tagliato a metà, lo adagiamo su una placchetta di acciaio e lo scottiamo solo dalla parte superiore. Tagliato la pera, ricavando una brunoise e un pezzettino un po' più grande lo andremo a scottare in padella senza olio. Andiamo a condire la nostra brunoise di pera con pepe Sichuan, sale e olio. Pepe Sichuan è un caratteristico profumo agrumato. Ok, andiamo a impiattare.
mossa bernese sifonata. La bernese, abbiamo fatto una classica bernese messa nel sifone, due cariche e andremo a sifonare durante il servizio. Secondo antipasto, un abbinamento un po' bizzarro, lingua e gamberi, che Francesco adesso ci illustrerà. Ok, la lingua è una classica lingua di manzo, andremo a cucinare a 72 gradi per 24 ore, aggiungendo all'interno della busta sottovuoto olio, uno spicchietto d'aglio e rosmarino. Dopo trascorse le 24 ore abbattiamo a più 4 oppure in acqua e ghiaccio. La peliamo, togliamo dalla busta sottovuoto, peliamo, porzioniamo e durante, prima del servizio, 2 minuti nel roller a 60 gradi e poi la andiamo subito a scottare in padella. Gamberi bianchi, abbiamo tolto il carapace, andiamo a condire una semplice tartare, sale, pepe, Sichuan e olio. Con il carapace abbiamo fatto una bisque ristretta, che è questa. Leggiamo la lingua, giù di vitello, la manganello? Sì. Questo invece è lo chutney di ananas. Secondo antipasto del nostro menù degustazione è pronto. Con questo abbiamo terminato gli antipasti, adesso procederemo con i primi. Con i primi piatti.